Dunque saranno dei rigori pesantissimi qui al Palacarucci di Terracina e sarà il Real Pulgora a battere per primo questa lunga serie di calci di rigore, 5 per parte. Silenzio sul Reale. Vediamo Sarra che batte per primo e contro Fiore. E realizza Sarra dunque con questa staffilata centrale. Vantaggio da parte del Real Pulgora. Gaetano Marino a battere il rigore contro Canavia. E c'è il gol anche di Marino, dunque pareggia i conti, i due portieri che sono stati determinanti nell'arco di questa partita. Vediamo se riusciranno a esserlo altrettanto anche in questa serie di calci di rigore. Uno pari al momento. Vediamo Nevio Fagioni a battere il rigore. Batte Fagioni dunque il secondo tiro dal dischetto. Parte Fagioni e realizza. Goal. Con molta freddezza. Il portiere dell'Occa Secca era arrivato quasi. Balestieri a battere contro Sanavia. Al limite del calcio di rigore. Marco. E c'è a destro Balestieri che ha sul suo destro la possibilità del pareggio e realizza anche lui molto bravo alla testa del portiere del Real Pulgora Sanavia che non ha potuto far nulla. Due pari dunque. C'è un silenzio surreale veramente qui al Palacarucci di Terracina. C'è molta tensione perché ci si gioca una stagione intera, forse anche qualcosa in più. Ed è a questo punto Mameli che sfida Fiore. E invece no, lascia il compito, l'incarico a Paolucci che calcerà dunque questo terzo tiro dal dischetto. Paolucci contro Fiore e realizza anche Paolucci. Turno di liberazione, fino a questo momento nessun calcio di rigore sbagliato e Pulgora che conduce 3-2 in questa serie di calci di rigore. Ed è la volta adesso di Zaccheo contro Sanavia. Zaccheo realizza, anche lui spiazza completamente Sanavia, calcia alla sua destra, il portiere se l'ha buttato dall'altra parte. Ancora parità dunque. Adesso la Pomeli. Ed è la volta di Mameli che doveva calciare il rigore precedente, invece ha lasciato l'incombenza al suo compagno. Vediamo cosa fa adesso Mameli che segna molto bene sotto l'incrocio. Nessun errore, molto bravi però i giocatori che fino a questo momento sono stati molto freddi. Sì. E adesso è invece la volta di Giovannelli. Giovannelli con Sanavia che lo guarda negli occhi, è il quarto calcio di rigore. Parte Giovannelli e realizza anche Giovannelli sotto l'incrocio. Niente da fare per i due portieri che hanno visto sfilare il pallone sempre molto lontano da loro perché i calciatori hanno tirato molto bene tutti i tiri finora. Ed è la volta di Cesaro, quinto calcio di rigore. Giuseppe Cesaro prende la rincorsa, Cesaro e para! Para incredibile! La parata che potrebbe essere decisiva da parte di Fiore. Cesaro non meritava sicuramente questo finale, ha giocato una partita di grande spessore, ha sbagliato il calcio di rigore, probabilmente più pesante della stagione, si dispera, ma può ancora sperare nella parata da parte di Sanavia, che deve per forza parare questo calcio di rigore. Al giocatore del Rocca Secca, Marino para! Sanavia para il rigore! Para incredibilmente Sanavia, il pallone ha calciato male, possiamo dirlo, il giocatore numero 11, Spagnoletto, che allenatore, giocatore, è anche l'allenatore sì, di Rocca Secca, voleva sancire con un suo gol la vittoria della sua società, ha sbagliato però, ha parato molto bene Sanavia. Ed ora David Fagioni a battere. È la volta di David Fagioni, siamo ad oltranza. Palo da parte di David Fagioni, palo ed esulta la parte del Rocca Secca, ancora una volta una chance ed è Cacciotti che si presenta ora dal dischetto. Ricordiamo che se Cacciotti segna questo gol il Rocca Secca va in finale, va anche in C2. Parte Cacciotti e para, ancora Sanavia, quante emozioni al Palacarucci, incredibile, incredibile, pazzesco, un altro rigore calciato e parato da Sanavia due volte con la chance, con il match point due volte. La Salarro al rigore. Si è trovato nell'incredibile
situazione di vedersi negata la vittoria. E c'è in questo momento il numero 2, Salaro. Salaro. Che deve battere, interrompere questa serie nera del Real Podgora. Vediamo cosa farà. Para ancora una volta. Para ancora una volta. Fiore, incredibile. Tre rigori sbagliati consecutivi. Il Real Podgora ha sbagliato dopo aver segnato i primi 4 rigori. Tre rigori consecutivi. Ed ancora una volta è Galateo che si porta a battere questo rigore. Parte Galateo, gol! In Rocca Secca va in finale. Va in finale battendo i calci di rigore. Il Podgora conquista la Serie C2 in maniera diretta. Splendida vittoria da parte di Rocca Secca dopo una partita molto combattuta, molto equilibrata. Ma esce con l'onore delle armi anche il Real Podgora, che esce sconfitto soltanto i calci di rigore dopo aver disputato una grande partita. Grande partita, ha recuperato quando sembrava ormai persa la partita con un gran cuore e con un gran voglia di recuperare questa partita.